Alla 56esima Biennale d'Arte di Venezia batte il cuore Yulm, perché l'università è partner di Codice Italia, la mostra sull'arte italiana curata dal professor Vincenzo Trione e allestita fino al 22 novembre nel Padiglione Italia. Io nel momento in cui sono stato nominato curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2015, naturalmente ho pensato che sarebbe stato stimolante individuare un'università partner di questo evento che senza ombra di dubbio costituisce a livello internazionale probabilmente la manifestazione di maggior prestigio che ci sia, soprattutto per il mondo dell'arte. E mi è venuto appunto proprio istintivo pensare di parlarne con il rettore e di immaginare la possibilità che Yulm potesse in qualche maniera accompagnare il progetto del Padiglione Italia. Le radici di questa alleanza trovano linfa sia nell'autorevolezza della formazione Yulm nel campo dei beni artistici, sia nel coraggio dell'Ateneo di intercettare tendenze, indagare nuove sfere del sapere, sviscerare connessioni tra linguaggi diversi. Il padiglione curato da me di quest'anno si caratterizza per il tema dell'intermedialità, ovvero della connessione, del rapporto fra linguaggi di tipo diverso. Non solo l'arte, ma anche il cinema, anche la fotografia. È un po' nel DNA dell'Università Yulm, soprattutto grazie alla Facoltà di Arti e alla Facoltà di Comunicazione, di lavorare appunto su questo concetto di intermedialità. Dunque, da qui è nato il dialogo, per la prima volta nella storia di Yulm, tra Yulm stesso e la Biennale di Venezia. Un asse tra Milano e Venezia che corre sui binari dell'arte contemporanea per raggiungere una meta comune, generare un più fecondo modello di interazione tra il sistema culturale italiano e i poli della formazione accademica. Già Yulm, oramai da qualche anno, ha un rapporto molto consolidato e strategico con l'altra grande istituzione culturale e artistica italiana, che è la Triennale. Dunque il rapporto ora con Biennale, il rapporto ora con, oramai da tempo, con la Triennale, trasformano Yulm in uno dei modelli, probabilmente in un caso unico nel panorama della formazione universitaria italiana. Ma non bisogna assolutamente limitarsi a celebrare quello che stiamo facendo. L'auspicio è che ciò che abbiamo fatto con Yulm possa diventare un modello da esportare anche su altri territori della cultura italiana.